osteoporosi può anche essere trattata, anche se non esclusivamente, con l'utilizzo di nutraceutici specifici che abbiano un'azione farmacologica ben definita, ben determinata e scientificamente provata da un numero non indifferente di lavori clinici. E quali sono? Io oggi ne ho parlato soltanto di due, ce ne sarebbero veramente tanti. Uno è il sulforafano e l'altro è il silicio. Ambedue hanno delle azioni che hanno sia un'azione biochimica sia un'azione di tipo epigenetico, e mentre il silicio può anche essere considerato come un elemento importante dal punto di vista della captazione del calcio come sostanza elettrostimolante che ha un'azione di attivazione elettrica e quindi di un'attivazione, di un richiamo del calcio. Io spero che le persone che si siano alzate dopo che io ho parlato si ricordino che ci possono essere questi due aiuti nel trattare l'osteoporosi e l'osteopenia.